facendo. Allora, intanto buon pomeriggio a tutti. Stiamo aspettando il professore. Mentre vi ricordo cos'è Osiena Campus, è un ciclo di appuntamenti virtuali Eccoci. dato per raccontare la ricerca dell'Università di Siena ai tempi, in questo periodo, insomma. E oggi siamo in compagnia appunto del professore Alessandro Innocenti, che è un professore ordinario di politica economica dell'Università di Siena ed è il direttore del Dipartimento di Scienze Sociali, Politiche e Cognitive e direttore del laboratorio di realtà virtuale. E sarà con noi per parlarci della realtà virtuale usata nella didattica, nella formazione e nel training. Vero? Buon pomeriggio, Sì, professore. esatto. Dunque, Cominciamo io. subito. Prego, prego. Sì, sicuramente. Volevo chiederle prima innanzitutto di chiarirci bene che cos'è la realtà virtuale e in cosa si distingue rispetto alla realtà aumentata. Per esempio, quando io uso questa cosa qui, io cos'è che faccio con questo? Questa è la realtà virtuale. La realtà virtuale è una tecnologia che è differente dalla realtà aumentata, nel senso che prevede sempre l'uso di un caschetto o di un cellulare che assicura a chi lo utilizza la possibilità di osservare un ambiente creato al computer in maniera, si dice, immersiva. L'immersività è una caratteristica fondamentale della realtà virtuale. Immersività vuol dire sostanzialmente che si è isolati dalla realtà vera, da quella che viviamo tutti i giorni. Dentro il caschetto possiamo vedere anche pezzi di realtà vera, nel senso se vengono digitalizzati possono essere mostrati anche dentro un caschetto. Il caschetto che noi usiamo normalmente è questo, che è un Quest, e che assicura una, rispetto alla scatolina che ci ha fatto vedere lei, una completa immersività, perché quando mi infilo il caschetto non ho più visione di quello che mi sta intorno. Mentre invece il Google Cardboard, che è stata una delle prime forme di realtà virtuale con cellulare, non assicurano completo isolamento dal contesto. La realtà aumentata è invece una addizione, come dice la parola stessa, alla realtà. Se usiamo per esempio Google Maps nella versione realtà aumentata, possiamo vedere attraverso lo schermo del cellulare non solo la strada di fronte a noi o la curva o l'incrocio che stiamo attraversando, ma anche degli elementi che ci indicano la direzione da prendere, che possono essere frecce, immagini o fotografie che vengono aggiunte a quello che normalmente vediamo. Diciamo che sono due cose diverse, perché la digitalizzazione che si ha in entrambi i casi di elementi di realtà vissuta, in un caso viene completamente fruita in un caschetto che è tutta l'esperienza che ti osservano, e usufruita viene utilizzata solo aggiungendola a elementi che normalmente si vedono. Grazie. Allora, noi volevamo appunto parlare della
di come può essere utilizzata la realtà virtuale all'interno della didattica. Abbiamo già usi di questa forma o è proprio una cosa sperimentale? No, allora, dunque, la possibilità di utilizzare la realtà virtuale per la formazione e per l'educazione ha già, diciamo, almeno 7-8 anni di storia. In realtà noi abbiamo costruito un laboratorio all'interno del Santa Chiara con il Dipartimento di Scienze Sociali, Politiche e Cognitive di cui sono il direttore e con le strutture del Santa Chiara Lab e quindi dell'Ateneo, cercando di dotarci di tutti gli strumenti che permettono la formazione e il training in realtà virtuale. Una struttura che abbiamo e che è tipicamente costruita nell'università è una cave, che è una stanza virtuale con delle pareti su cui viene proiettato naturalmente un software e che dà la sensazione di essere in uno spazio chiuso, ma in uno spazio che somiglia alla realtà che si vede fuori. Poi accanto alla cave abbiamo una serie di caschetti come quello che le ho mostrato un attimo fa e che permettono naturalmente di vedere dei software che servono, possono servire, al training e alla formazione ogni volta che un corso viene proposto a degli utenti o che un processo, o nei casi in cui un processo di formazione viene sottoposto per esempio a dei professionisti o a dei lavoratori. Come naturalmente forse la cosa che io trovo più interessante, perché la cosa che mi ha fatto appassionare alla realtà virtuale è come è differente la fruizione della realtà virtuale da ogni altra forma di comunicazione. Io faccio sempre a lezione, quando insegno queste cose, l'esempio di un film, di un cinema, essere al cinema. Allora, essere al cinema, sapete tutti quanti quanto sia emotivamente importante, cioè si piange, si ride, ci si emoziona in generale e lo si fa proprio probabilmente perché in quel modo, e diciamo che questo effetto è maggiore al cinema che non alla televisione, perché si è in una stanza buia e si perde la sensazione di ciò che abbiamo intorno. Allora quello è un buon esempio che tutti conosciamo per capire che succede in realtà virtuale, che succede dentro un caschetto e che non succede magari in realtà aumentata, dove non c'è isolamento dal contesto. Allora, quello che succede in caschetto è una cosa che purtroppo va provata ed è difficile da raccontare, perché può sembrare non credibile. Io ne abbiamo parlato tante volte con gli studenti, ma fino a quando non li ho portati in laboratorio e non gli ho fatto vedere qualcosa in caschetto, insomma, mi guardavano con una faccia un po' scettica. Quali sono le due cose che si insegnano per la realtà virtuale? Sono l'illusione della presenza, che è sostanzialmente rappresentata da due componenti. Uno è l'illusione del luogo e uno è l'illusione degli eventi. L'illusione del luogo è semplicemente raccontabile in questa maniera. Quando uno si mette un caschetto e ha di fronte a sé una simulazione, a me piace molto, ho sempre trovato la cosa che più mi ha fatto appassionare fin dall'inizio alla realtà virtuale era la mia reazione alle montagne russe. Sembra una cosa strana, però montare sulle montagne russe in realtà virtuale fa dimenticare, per esempio, che siamo comodamente seduti o comodamente in piedi nel proprio salotto. E crea, per chi è in realtà virtuale, la sensazione di squilibrio, di paura. Tant'è vero che uno dei problemi che a volte capitano in realtà virtuale è che le persone hanno un senso di disequilibrio che può essere anche fastidioso. L'altra cosa più difficile da realizzare, ma che funziona particolarmente quando si fa training, cioè quando si insegna, per esempio, come facciamo noi, ad un chimico dell'industria farmaceutica come fare una certa operazione, o ad un muratore, noi abbiamo fatto una simulazione in realtà virtuale, quando deve accedere su un tetto per aggiustare semplicemente una tegola, o ai pompieri quando devono intervenire in una situazione pericolosa, è l'illusione che l'evento che stanno vivendo in realtà virtuale sia reale. Ora, sembra stupido,
Però funziona un po' così. Forse la cosa più semplice che potrei dire per spiegare questa cosa è che, specialmente quando ci troviamo di fronte a situazioni che percepiamo come pericolose, le montagne russe non sono pericolose, però, perché sono da tutti i meccanismi di sicurezza, però danno una sensazione di paura a tutti noi. Quando ci troviamo in una situazione che presumiamo pericolosa, anche se quella situazione è palesemente artificiale, perché ricostruita in un caschetto, i nostri sensi, la nostra emotività, il nostro cervello reagisce a quegli stimoli che riceve in realtà virtuale quasi come se fossero veri. Allora, il motivo per cui si impara più velocemente in realtà virtuale che non magari osservando un video su un corso di formazione precedentemente filmato, è proprio perché dentro il caschetto si vive un'esperienza che è simile alla realtà e quindi i nostri sensi reagiscono come se quella realtà fosse vera, anche se non lo è. Sembra, no? Sembra una piccola magia, però è una magia che funziona tutte le volte che qualcuno si mette un caschetto. Per cui davvero, quando prima che qualcuno venga in laboratorio, spesso l'atteggiamento è di scetticismo, quando poi provano la cave o il caschetto che gli ho fatto vedere un attimo fa, si rendono conto che la sensazione è vicina alla realtà e quindi ingannevole. E quindi, se è ingannevole, permette non solo al cervello razionale, no, a quello che ci consente di dire non devo fare quella cosa perché è pericolosa, ma anche a quello che ci comanda quando noi diciamo questa cosa è pericolosa e mi devo comportare in un certo modo senza pensarci tanto. Allora, in entrambi i casi la realtà virtuale crea un apprendimento, fa apprendere le persone e fa imparare come comportarsi in quelle situazioni prima di viverle veramente. Questo è un po' come di solito presento i nostri strumenti in laboratorio, come una esperienza che somiglia alla realtà e che, siccome è immersiva, e qui la parola è proprio centrale, Il tratto siccome è immersiva nel senso fondamentale che appunto delle consente ai tuoi sensi di tecnologie. immergersi in qualcosa che può facilitare l'apprendimento, può facilitare l'apprendimento e può facilitare la registrazione di ciò che dobbiamo fare in determinati comportamenti, in determinate situazioni e in determinati comportamenti. Da casa ci chiedono come ci possiamo immaginare la didattica in realtà virtuale. L'abbiamo un po' detto già, Allora, ci finora. sono due modi di fare didattica in realtà virtuale. Noi abbiamo una serie di, come laboratorio, una serie di partner che lavorano da tempo su questi settori e sostanzialmente ci sono due modi. Uno è quello di costruire una simulazione in cui lo studente o il discente o colui che fa un corso di formazione può vivere l'esperienza da solo. Ed è come per chi usa i giochi normalmente, come molti degli studenti che ci guardano, sa che queste cose sono piuttosto automatiche, cioè quando si fa un gioco su desktop, più o meno i meccanismi che aiutano a muoversi nel gioco sono predefiniti e predeterminati. Per cui chi impara a giocare ad un certo gioco, dopo un po' di pratica, sa come muoversi e sa come procedere. E questo è il modo in cui si può, per esempio, fare formazione e fare educazione anche sui concetti che noi insegniamo in aula. L'altro modo è un modo più interessante anche in una situazione come questa. La realtà virtuale può essere costruita, si dice, con un software multiplayer, in cui varie persone simultaneamente vivono uno spazio virtuale e interagiscono dentro questo spazio. Allora, pensate a una visita ad un museo. In una simulazione multiplayer, la guida può indicare agli altri partecipanti alla simulazione virtuale quale
sono le caratteristiche dei quadri o degli reperti che mostra, può mostrarli e toccarli, può quindi fare una lezione come se fosse veramente nella realtà, come se fosse veramente dentro un museo o dentro, non so, un laboratorio. Ora, devo dire che noi abbiamo accelerato un po' la nostra attività di simulazione finalizzata all'educazione, perché crediamo che l'Ateneo, il nostro Ateneo, possa velocemente mettere a punto dei corsi in realtà virtuale. Noi abbiamo molte potenzialità perché abbiamo, per esempio, laboratori di archeologia molto, molto avanzati che hanno già pronto il materiale da mostrare, per esempio, in una simulazione virtuale. Abbiamo laboratori di biotecnologie, di biochimica che già collaborano con noi nella creazione di corsi di formazione per gli studenti e per i lavoratori, per chi poi deve specializzarsi, ma possiamo anche costruire, non so, un corso in realtà virtuale per chi deve imparare i meccanismi della psicologia o le leggi dell'economia o del diritto. Non funziona diversamente, non funziona diversamente da una lezione in cui si mostrano delle esperienze e le si fanno vivere agli studenti. Quando io faccio lezione sui miei temi, io sono un economista comportamentale, per cui diciamo che faccio pochi modelli e parlo molto di casi reali, di comportamenti reali, no? E mostrare i comportamenti reali quando vengono attuati, quando vengono seguiti, è molto più educativo, è molto più formativo che parlarne quando, come facciamo normalmente in una lezione frontale. L'aspetto della partecipazione comune di più persone in realtà virtuale è un aspetto che spiega perché Facebook ha fatto un investimento così importante nella realtà virtuale e devo dire la verità, dobbiamo all'investimento di Facebook la realizzazione degli strumenti che adesso ci permettono di andare in aula per fare formazione, educazione e training con oggetti che costano poco meno di un cellulare, di un buon cellulare. Quindi quello che vedete qua è un oggetto che costa 400 euro, che quindi è una spesa importante, ma che a livello formativo, se può essere utilizzato da più utenti, naturalmente disinfettandolo, questo ci tengo particolarmente a dirlo perché col coronavirus non si può ignorare questo aspetto ed è possibile farlo in maniera assolutamente igienica. È possibile costruire dei corsi di formazione che aggiungono alla parte frontale, alla parte delle spiegazioni, una parte di esperienza. Parte di esperienza in cui l'obiettivo di chi crea i software, che sono programmatori, sono grafici, sono esperti di design, sono psicologi, che naturalmente devono contribuire alla creazione di simulazioni più possibile immersive, no? Che diano l'illusione di essere in un luogo o che diano l'illusione che l'esperienza che viene vissuta è reale. Tutte queste persone hanno la possibilità di aumentare il grado di apprendimento attraverso un'esperienza, cosa che di solito purtroppo quando facciamo una lezione frontale non possiamo fare e come non possiamo fare neppure adesso quando facciamo lezioni in videoconferenza. Posso chiederle una curiosità mia? Questa forma di didattica, cioè se tutti avessimo uno di questi caschi, lo potremmo rifare da casa o no? Potremmo rifare, scusami? Questa forma di didattica, considerando il periodo che stiamo vivendo, potrebbe essere fatta da casa, cioè se ognuno avesse uno di questi caschetti o no? Sì, potrebbe sicuramente. Allora, io credo che adesso la realtà virtuale sta cominciando a entrare nelle case e c'entra naturalmente con i giochi, come è sempre stato. Diciamo la verità, non è vero per il PC, ma i giochi, si pensi alla Wii, no? Che era di qualche anno fa e che poi è diventato uno strumento che ha creato lo spazio per la realtà virtuale con il rilevatore del body track, con il rilevatore dei movimenti del corpo. Allora, questo tipo di meccanismo è un tipo di meccanismo che sicuramente verrà utilizzato
nel prossimo futuro, in caschetto, perché consente una comunicazione diretta tra discente e docente, anche a distanza. Ed è questa una cosa che è naturalmente importante, indipendentemente dal periodo che stiamo vivendo, perché viviamo in un mondo globalizzato, in cui tutti noi, lingua permettendo, siamo interessati a seguire lezioni che vengono fatte lontane da noi e che ci permettono naturalmente di accrescere le nostre conoscenze, i nostri contatti e le nostre relazioni. Uno strumento come questo è uno strumento che aggiunge al PC, che ci consente di essere collegato in tempo reale con tutto il mondo immediatamente, un elemento di vita. Io uso un po' questo paradosso. Qui dentro c'è più vita in un caschetto, è una cosa che viene, sembra un po' paradossale, di quanto ci sia in un computer. Perché in un computer naturalmente la fruizione è sempre attiva, nel senso che puoi interagire naturalmente con gli strumenti che hai, che sono sostanzialmente il mouse, se ci pensate bene, giusto? L'interazione che si ha in PC è sicuramente un'interazione che passa dal mouse e dalla tastiera. Nel caschetto passa da queste cose qua per ora, passa da queste cose qua, che sono dei joystick, ma molto presto, tanto è vero che adesso siamo già in grado di costruire delle simulazioni in cui vengono utilizzate le mani, si può suonare il piano con le mani senza joystick in VR, su Oculus Quest, sull'Oculus che vi ho fatto vedere. Diciamo che l'interazione che può essere ottenuta e a distanza è assolutamente più touch di quanto non avvenga su un mouse o su una tastiera. Per cui è sicuramente sì uno strumento che avrà una diffusione importante. Devo dire la verità, non appena entrerà nelle case di la maggior parte delle persone. Come io credo che sia una questione di prova. È una questione di prova. Ancora io devo dire, quando chiedo agli studenti che ho in aula chi ha provato la VR, di solito sono uno su 60, uno su 50. E questo dimostra che ancora non è stata superata, no, la soglia che ci permette. Credo che sia facile prevedere, non sia una mia eccesso di fiducia, che questa percentuale si alzerà nei prossimi mesi, molto velocemente, perché gli strumenti ormai ci sono, il salto che è stato fatto della tecnologia e anche dei costi da affrontare è enorme. Solo un anno fa, per avere una postazione in VR che funzionava, ci volevano 2.500 euro. Quando abbiamo aperto il laboratorio VR dovevamo comprare un PC che costava, con una scheda grafica molto buona, che costava sui 1.600 e un device che costava sui 700 euro. Adesso con 400 euro io posso somministrare agli utenti tutte le simulazioni virtuali che stiamo preparando. Quindi lei pensa che in pratica l'uso di questo caschetto diventerà la normalità in un futuro che sembra quasi molto vicino, insomma? Allora, io ti devo risponderti in maniera abbastanza sospesa, perché devo dire la verità, la tecnologia oggi ha un livello di evoluzione enorme. Allora, quando parliamo di cosa ci piacerebbe, tra le persone che lavorano con me in laboratorio al Santa Chiara, quando parliamo di che cosa cambierebbe proprio la realtà virtuale, pensiamo a togliere il caschetto e a mettere alle persone semplicemente delle cuffie e delle lenti a contatto. Allora, lo si vede naturalmente nei film, ci hanno pensato prima di noi su Matrix alcuni anni fa. Se sostituiamo il caschetto con le lenti a contatto, abbiamo la perfetta immersività, perché proprio, no? Sono delle lenti a contatto che oscurano la vista. Allora, che cosa sarà il futuro? Non lo so. Cioè, cosa ci sarà, quale sarà l'evoluzione tecnologica che consentirà di far diventare le simulazioni della realtà virtuale uno strumento diffuso? Non lo so. Per ora abbiamo uno strumento che ci consente di capire come è facile apprendere, è
facile avviare dei processi formativi efficienti e esperienziali, usiamo questo inglesismo, che non mi piace ma che dà bene l'idea, in cui facciamo delle esperienze in un modo che fino ad ora non era possibile, né su desktop né in altro modo. Poi quello che la tecnologia ci preparerà e ci farà vedere lo vedremo quando passerà un po' di tempo. Per ora però abbiamo uno strumento che ci consente di capire bene la potenzialità della realtà virtuale. È possibile ipotizzare, ad esempio, quando siamo all'interno del caschetto, in un possibile futuro, di entrare in contatto con le altre persone? Oltre a quello che dicevamo, il professore che spiega l'oggetto, ma entrare proprio in contatto con un'altra persona in realtà virtuale, stringere la mano ad una persona, per esempio. Sì, sì, sì. Allora, naturalmente, come dicevo prima, Facebook ha cominciato di lì, perché prima di investire tutti questi soldi per la costruzione di questo caschetto che costa così poco rispetto ai precedenti, ha creato una piattaforma di social. E ha creato una piattaforma che era anche abbastanza carina, perché usava degli avatar. Tutti voi, probabilmente tutti gli studenti che ci ascoltano, hanno sentito, hanno conosciuto, sono andati qualche volta su The Sim, o su, magari più su The Sim che su Second Life, oppure hanno fatto giochi in cui manovrano degli avatar sul PC. Allora, la prima piattaforma di Facebook in realtà virtuale in caschetto era una cosa simile a The Sim, quindi sì, o a Second Life. Manipolavano, si guidavano con il mouse degli avatar che interagivano con avatar guidati da altri. Se qualcuno è mai stato su Second Life o su The Sim sa che l'interazione tra avatar è un'interazione immateriale, perché non consente di toccare sostanzialmente, ma è molto coinvolgente dal punto di vista relazionale, perché si ha una parziale forma di immersività, cioè ci si scorda quello che è intorno a noi e ci si concentra su qualcosa che cattura interamente la nostra attenzione. Allora, una cosa che io trovo importante è questa, quando parlo di realtà virtuale: l'attenzione è diventata veramente un bene preziosissimo, perché rispetto al mondo pre-internet abbiamo molti più stimoli, molta più stimoli visivi. Sapete tutti che non perdiamo mai di vista il nostro cellulare, perché vogliamo sapere appena arriva che cosa c'è scritto nell'ultimo messaggio. Allora, l'attenzione è una di quelle cose sempre più preziose, che valgono sempre di più. E il modo con cui io riesco a rendere le persone attente è, anche nel cellulare, l'isolamento, l'immersività dal resto. Il cellulare è diventato, lo sapete, quando sbattete su qualcuno per la strada, un elemento di estrema isolamento, cioè nel senso si guarda il cellulare per avere ogni informazione, da dove andare, a con chi parlare, con chi uscire. Questa forma di isolamento può diventare una cosa positiva, diciamo che sul cellulare non lo è tanto per tanti motivi che sappiamo, se viene utilizzata per la formazione, per capire, per riuscire a comprendere meglio le cose. Allora, la realtà virtuale in questa forma che abbiamo è un elemento che aumenta l'attenzione delle persone anche verso gli altri che sono in realtà virtuale. Dentro un mondo virtuale, ciò a cui stiamo attenti, ciò da cui viene catturata la nostra attenzione è ciò che vediamo in quel mondo e non il resto. E per cui probabilmente l'interazione è ancora più intensa di quanto non avvenga, non so, in una situazione reale dove ci sono molti stimoli e dove, per esempio, si guarda sempre più il cellulare e si guarda non sempre di più, si perde sempre più il senso dell'importanza degli stimoli che riceviamo in ogni momento. Va bene, grazie professore. Siamo insomma alla fine del nostro studium. Le chiediamo se ha qualche consiglio di lettura per noi. Sì, sì. Io un consiglio di lettura che posso darvi è soprattutto sul web.
Ci sono siti che vi danno informazioni importanti su come utilizzare la realtà virtuale e su come possa essere valorizzata. Quindi ci sono siti che proprio parlano di gaming e anche di come si possa usare per la formazione, per il training, come Road to VR, quindi strada alla VR in inglese, o come VR Scout, che vi dà tutta l'informazione aggiornata sui software e sulle novità del mondo della VR. Il nome che io vi consiglio, che io considero la persona che ha scritto le cose più intelligenti dal punto di vista delle potenzialità per l'istruzione, per la formazione, per il training, che per esempio ha creato il concetto di presenza come ve l'ho raccontato, illusione del luogo, illusione della realtà, è Mel Slater, che è un psicologo americano che è di base a Barcellona, all'Università di Barcellona. E se cercate sulla rete i suoi contributi, sono sicuramente anche quelli divulgativi, i contributi più importanti per capire le potenzialità dello strumento. Va bene, la ringraziamo professore. Siamo arrivati insomma alla fine, ringraziamo gli spettatori che ci hanno seguito e insomma la salutiamo. Grazie a lei, è stato un piacere. Arrivederci.